Il Capodanno cinese è la prima delle tante opportunità che noi dobbiamo sviluppare nella nostra città per comunicare la diversità delle culture, dell'arte, del modo di vivere e soprattutto la voglia di integrazione che deve essere tipica di noi napoletani e della nostra città. E io credo, come assessore alle politiche sociali, che questa sia una grande strada da seguire per cercare di trovare sempre più spazi dove le persone si sentano diverse, ma nello stesso tempo accolte nella loro diversità. Il Capodanno cinese è una grande celebrazione, appunto, della Cina, che segna l'inizio dell'anno. Quest'anno è l'anno della Tigre. L'orientale, nato quasi 300 anni fa come collegio dei cinesi, ha nello studio della cultura cinese, della diffusione di quelle che sono pratiche e modalità della cultura cinese, il suo dato fondamentale. Il collegio dei cinesi, appunto, lega indissolubilmente la città di Napoli alla storia della Cina, e quindi questo era un momento fondamentale. All'orientale poi da 15 anni c'è il Confucio, che opera con corsi di lingua cinese e completa quella che poi è l'offerta universitaria, che vede proprio gli studi su questa civiltà, sulla lingua, sulla storia, sulle religioni e la cultura come quelli tra i più frequentati della nostra università. Buon anno della Tigre e felice conoscenza della Cina, della sua lingua, della sua storia e della sua cultura. Meravigliosa iniziativa che noi già da qualche anno seguiamo e siamo contentissimi, perché è una delle iniziative culturali più significative. Quest'anno veramente c'è stato un pienone e questo ci fa solo piacere. D'altra parte, questo ormai non è soltanto un museo, un istituto culturale, ed è un luogo casa per la città di Napoli, e quindi chiunque vive questa città, straniero, napoletano, che è visitatore occasionale, se riesce a trovarsi bene qua, per noi è il massimo. Rivedere il museo così pieno è stato davvero una sorpresa bellissima, perché stiamo ricominciando con grande difficoltà, però non ce la mettiamo tutta, perché vogliamo che il museo ritorni a quei numeri che ci meritiamo, perché siamo a disposizione di tutti, cerchiamo di fare il meglio proprio per aiutare ognuno a sentirsi veramente inserito di nuovo e a rivivere una vita di normalità. We are happy to hold this event in this very historical and very beautiful place, and we hope the Confucius Institute can be a bridge between the Italian people and the Chinese people to get a more understanding and helpful to know each other. 大家虎年快乐！